Raffaele Lombardo nel 2010 annunciò 25 milioni di euro per la rete idrica ad Agrigento. Domani sabato ad Agrigento Matteo Renzi ne rilancia 30. Lettera di benvenuto. Nel 2010, una giornata d'autunno, il presidente della regione dell'epoca, Raffaele Lombardo, giunse ad Agrigento trionfante e il sindaco dell'epoca, Marco Zambuto, lo accolse sorridente perché Lombardo annunciò lo stanziamento di 25 milioni di euro per la ricostruzione della rete idrica Colabrodo di Agrigento. Il merito di Raffaele Lombardo fu riconosciuto cotanto tale che l'amministrazione comunale gli conferì la cittadinanza onoraria di Agrigento. E il 31 dicembre 2010, documenti stampa ancora in archivio, il sindaco Marco Zambuto annunciò a sua volta di aver ricevuto il giorno prima, il 30 dicembre, la comunicazione ufficiale dello stanziamento dei 25 milioni di euro da parte della giunta regionale, appositamente riunita. Dal 2010 in poi dei 25 milioni di euro non vi è stata la minima traccia. La rete è sempre Colabrodo, tanta acqua la si perde inutilmente. Girgenti Acque tampona le falle e quando scava spacca le strade e non le asfalta. Che beffa! Non solo nessuna ricostruzione della rete idrica, ma anche le strade rese dissestate. E l'ultima in ordine di tempo è la via Piccone. Perché poi nessuno, ad esempio il comune, controlla che, i lavori, le strade siano restituite integre alla città. Non gliene frega niente. Domani sabato 10 settembre 2016 e 6 anni dopo Raffaele Lombardo sarà ad Agrigento il presidente del Consiglio Matteo Renzi e annuncerà milioni di euro per la ricostruzione della rete idrica di Agrigento. Però attenzione, sono trascorsi 6 anni, sono maturati gli interessi e allora qualunquemente, quantunquemente, azzo io, non più 25 milioni. Renzi annuncerà 30 milioni di euro per la rete idrica ad Agrigento. Sì, davvero, la visita del premier ad Agrigento in pompa magna Grecia innanzi al Tempio della Concordia è stata annunciata esattamente così, confermata dalla presidente della regione Crocetta, con cifre alla mano. Renzi firmerà il patto per la Sicilia e per Agrigento 30 milioni di euro per la rete idrica e poi, e caspita, si è nella Valle dei Templi, 6 milioni di euro per riavviare gli scavi archeologici. Benvenuto presidente Renzi, non vi è alcun pregiudizio politico contro di lei perché lei con sincerità è impegnato a recuperare le sorti dell'Italia e anche della buttanissima Sicilia di Buttafuoco. Ma lei, presidente Renzi, sarà così intelligente da riconoscere a noi cittadini di Agrigento il diritto a non credere più agli annunci milionari? A noi ne hanno raccontate già tante, troppe. Abbia rispetto della nostra avvilita rassegnazione. Grazie e auguri. Tosto di incontri, dialoghi, approfondimenti programmatici.